Aida Jespica tradita da Geppi, nuove rivelazioni dell'amante Veridiana De Moraes a Pomeriggio 5. Aida Jespica tradita dal fidanzato Geppi, l'amante Veridiana De Moraes, ex di Uomini e Donne, a Pomeriggio 5. Si sono lasciati da settimane, ma la storia tra Aida Jespica e Geppi continua a tenere banco. Soprattutto dopo che Veridiana De Moraes, ex del trono over di Uomini e Donne, ha rivelato di aver avuto una storia clandestina con l'imprenditore napoletano mentre la venezuelana era rinchiusa nella casa del grande fratello VIP. Veridiana è stata ospite di Barbara D'Urso a Pomeriggio 5, nel salotto di Mediaset ha raccontato i dettagli della storia e svelato che Geppi l'ha allontanata, bloccandola addirittura sui social network. La De Moraes ha spiegato di non avere nulla contro Aida ma che è stata costretta a dire la verità perché Geppi si è preso gioco di lei. Le dichiarazioni di Veridiana su Geppi, l'ex fidanzato di Aida. Siamo stati insieme per 3 anni ma la nostra è stata una storia tira e molla ha raccontato Veridiana De Moraes in TV. La sua famiglia non mi ha mai accettata. Dopo che ci eravamo lasciati la prima volta sono andata a Uomini e Donne ma poi ho abbandonato il programma per tornare con lui ha aggiunto la donna. La storia con Geppi è poi finita di nuovo a marzo 2017 e durante l'estate il partenopeo ha conosciuto la Jespica a Ibiza. Quando Aida era nella casa lui mi ha cercato e mi ha chiesto di restare in silenzio ha puntualizzato Veridiana che, per amore di Geppi, ha pure lasciato il padre dei suoi 3 figli. I 2 ex fidanzati sono quindi finiti a letto insieme e Geppi, secondo quanto ribadito da Veridiana, ha confidato alla De Moraes di ritornare da Aida solo ed esclusivamente per una questione di popolarità. Veridiana e Geppi non si sentono e non si vedono più. Veridiana non ha però approvato la decisione di Geppi e ha così deciso di vuotare il sacco pubblicamente, prima con un'intervista concessa al settimanale Vero, poi andando a Pomeriggio 5. Oggi, come confidato dalla De Moraes, Geppi ha bloccato la donna sui social network. Sembra determinato a non avere più nulla a che fare con Veridiana. Lui non mi vuole più né vedere né sentire ha assicurato l'ex di Uomini e Donne.